Ciao Vez, questa è la sfogliata del mese di luglio. È stato particolarmente appropriato, devo dire, il tema Dune, vista l'uscita del secondo e credo definitivo trailer. Ed è stato anche molto comodo da compilare, perché la maggior parte delle pagine, forse tutte in realtà, quelle delle giornate, avevano lo spazio libero. Quindi me lo sono potuta gestire veramente, insomma, come mi faceva più comodo. Ah, ma qua non ho messo i link, aspetta. Quello a cui mi riferisco quando parlo di link è tutto quello che accumulo di solito perché o mi viene consigliato o perché apro un link di Instagram, cose di questo genere, e mi dico, questo me lo segno che poi ci guardo. Ecco, qui è dove me li segno. In linea di massima sono o casi che mi vengono consigliati per BOM o artigiani di gioielli, che sono le cose che guardo di più quando mi vengono pubblicizzate su Instagram. Ok, quindi dicevo, pagina dei link. Il mood tracker è stato un pasticcio, nel senso che avevo cominciato a compilarlo e mi sono resa conto che era tutto spostato per di qua. Nel senso che in linea di massima, anche quando magari mi trovo ad avere delle giornate non magnifiche, sono in difficoltà a dire che ero effettivamente triste. Poi ho pensato che potesse essere non solo più equilibrato, ma anche forse più realistico, ecco, spostarlo per di qua. Quindi ci sono dei puntini che ho cancellato col bianchetto. Come dico, dagli ultimi, non lo so, 2-3 mesi, questi qua fatti a elettrocardiogramma sono i miei preferiti. Infatti nello spread che arriva mi sono trattenuta per non farlo di nuovo identico. Questo era il tracker di tutto quanto. Magnifico, fantastico, mi ci sono trovata benissimo. È decisamente il mio sistema preferito, quello di tutti i calendarini in cui fare il punto nei giorni in cui viene raggiunto un traguardo. Questi sono semplicemente gli elenchi delle cose viste, ascoltate, viste, lette e ordinate. E questa è la pagina della missione di Kim. Forse l'avevo già accennato nel video del mese scorso. Io mi ricordavo di averlo, Wreck This Journal, e effettivamente l'ho trovato in studio. C'era questo, che era quello che mi sono comprata io e che ho parzialmente fatto, e poi mi era stato regalato questo, che quindi è in tonso. Allora adesso sono indecisa, nel senso che qua ci sono delle pagine già fatte, però le ho fatte anni e anni or sono. Allora forse piuttosto prendo delle attività che ci sono nel Wreck This Journal e le faccio su dei post-it, così ci stanno in questa taglia qui. Perché avevo considerato anche di strappare le pagine al Wreck This Journal che non ho usato, però mi sembra un po' uno spreco. Allora potremmo fare questa. Non so dove le metto, forse così. No, me ne serve un'altra. Me ne serve un'altra qua, vero? Secondo me sì. Ah, possiamo fare questo. Però poi rovino la pagina. Lo so che è il punto di questo, ma non è il punto di questo. Possiamo fare un esperimento, aspetta. Allora, ovviamente la Polaroid non è venuta. Ed è l'ultima pellicola che ho. Però guarda che roba. Mi si incastra qua. Quindi secondo me ci disegniamo qualcosa sopra. È stato divertente fare queste paginine in miniatura del Wreck This Journal.
che secondo me alla lunga, cioè in tutto il volumetto, diventava un po' ripetitivo e forse fine a se stesso, che è una delle caratteristiche inevitabilmente, no? Della manovra. Però se in partenza questo era in senso buono, secondo me dopo un po', ecco, si andava perdendo. Invece facendone solo una piccola selezione, come in questo caso, ha mantenuto per me l'effetto liberante di boh, faccio quello che mi viene sul momento senza pensarci tanto. Sì, divertente. E così questa pagina è carina. Oh sì, bene, sono contenta. Quindi questo conclude la sfogliata del mese di luglio. Se vedi anche i vlog sai benissimo che cosa ci aspetta. C'è qualcosa di più riconoscibile di questa sagoma, anche se non è precisa quanto speravo? E soprattutto una delle cose che spero è che col disegnino qua in mezzo mi costringa a tenere il bullet journal fermo. Cioè mi sposto io, ok? E il bullet journal sta qua. Non sarebbe bellissimo? Così quando velocizzo lui sta fermo. Allora, come sempre tutto quello che uso come ispirazione è linkato nel box, nella board su Pinterest. E avevo così l'idea di fare semplicemente la copertina con la porta qui, ma aha, ho trovato un video che ha cambiato un po' la situazione. Quindi seguo quel video lì e faccio la copertina come prima cosa. Ah, mi sono anche stampata un tot di cose, in particolare da alcune carte digitali che ho comprato su Etsy. Come sempre, anche quelle sono linkate nel box. Anche se per questa prima pagina mi sono serviti solo due quadrati lilla. Questo, vedi, è il difetto della mia stampante, perché il rullo centrale è graffiato. Però, secondo me, con quello che sto per fare, forse potrebbe funzionare, potrebbe andar bene lo stesso. Sì, ecco, come immaginavo, i pezzi stampati male sono nel punto in cui si piega la pagina. Spero come sempre che il ventilatore non sia intollerabile. Ho deciso di fare i puntini colorati in mezzo alle lettere, però perché risaltino sul viola, prima faccio un puntino di acrilico bianco. Per quanto riguarda l'interno, avevo pensato di iniziare subito con le giornate. Poi ho trovato questa foto fatta a panorama. Sai quei... tipo, non musei, però insomma, quelle mostre in cui hanno rifatto l'appartamento di Monica. Ecco, qualcuno ha fatto questa foto bellissima. Quindi la appiccicherò qua sotto e poi qui faccio il calendario del mese, le note, cose del genere.
Certo che potevo farli un po' più grandi sti numeri, eh? Vabbè, come sempre il font che ho usato è linkato nella board di Pinterest. Mi si era scaricata la batteria, quindi sono andata avanti senza filmarlo, però vabbè, ho solo appiccicato i numeri dei giorni su tutti questi post-it colorati che mi fa una gran allegria, e poi ho appiccicato gli ultimi tre, il divano. Qui ho intenzione di fare il tracker e il titolo ovviamente è Unagi. E poi faccio tutti i mini calendari. Allora, ho dibattuto a lungo su come fare il mood tracker e poi ho trovato uno spread con un trifold, quindi per forza devo fare questo. Solo che adesso mi viene in mente che l'ho fatto troppo grande. Devo rimpicciolirlo un po' in tutti i sensi. Ci siamo! Ho finito! Manca solo la missione di Kim e vabbè, io vado di nuovo con l'espansione. Realizza una lettera di riscatto con font a collage. Beh, sicuramente ci sta col tema, che è tutto pieno di cose appiccicate. Oh no, guarda che catastrofe! Porca vacca! Forse l'abbiamo salvata. Allora, la copertina mi piace da morire. C'erano un tot di cose che avrei cambiato, tipo usare una stampante decente, i puntini. Forse non sono neanche convinta dei timbrini che ho usato, cioè come font non è che c'entri granché. Però va bene lo stesso. E poi c'è... Secondo me fa effetto, nel video originale usavano un disegno molto bello, però era del Central Perk e mi dava un fastidio proprio a livello ideologico che dalla porta di Monica, vabbè che si, cioè teoricamente così stai uscendo e vai al Central Perk, vabbè. Questa cosa di usare le fantasie per le pagine dei giorni trovo che abbia funzionato molto bene, specialmente questa coi mattoni. Sono sicura che fatta a mano non sarebbe decisamente venuto così bene. Questa, tradizionalmente, non l'ho detto il mese scorso, la seconda settimana è sempre quella scrausa. E infatti, però ho usato dei bellissimi washi tapes che mi ha regalato la Daria, non mi ricordo se
quest'anno o l'anno scorso. Sono belli perché sono tutti geometrici, più o meno sulla stessa tinta. Mi sembra si sposino bene. Questa è un'esplosione anni 90, con le citazioni dietro, tutte le cose colorate, benissimo. Qua è tutto molto semplice, Unagi, lo trovo perfetto. Avrei potuto, come sempre, contare prima, in modo che questa celletta fosse pari, però va bene. Il trifle. La chiave, secondo me, di questo spread è che qui di fianco, in corsivo, come da vecchia ricetta, ci siano gli strati, naturalmente, del trifle, e il punto, che è effettivamente il mood tracker, sono soltanto i... Oddio, c'è stato sto dibattito anche nel video di Natale. I raspberries, i mirtilli... Aspetta che ci guardo. Lamponi, sono i lamponi. Avevo considerato di... colorare tutto di nero, però mi è sembrato non solo più veloce ma anche più efficace per fare la lavagna del menù del Central Perk, usare il solito cartoncino nero sul quale ho scritto con una delle penne argentate, non so se si vede in telecamera, però insomma ci ho scritto highlights e fatto l'elenco delle giornate. Non c'è molto spazio come sempre in questa pagina, però mi era dispiaciuto tanto essermela dimenticata nello spread di Dune, che ci tenevo che ci fosse. Questi sono i consueti elenchi delle cose viste, ascoltate, lette, e ho deciso di includere, invece degli ordini, che francamente non mi serve granché, di mettere qui le cose su cui fare ricerca, quelli che appunto chiamo i link. Quanto alla missione di Kim, credo che vorrò scrivere Joy doesn't share food, però con i pezzetti di giornale. Ed eccoci qua, Vez, questo è lo spread a tema Friends, spero tanto che ti sia piaciuto. Mi sono divertita un sacco a metterlo insieme e sì, è un po' più collage che altro, però mi ha dato una gran soddisfazione, cosa ti devo dire? Se hai voglia di condividere le tue creazioni a tema Bullet Journal, c'è il gruppo Telegram dedicato, trovi il link nel box insieme a tutti gli altri link utili, inclusi tutti gli spread che ho copiato per fare il mio Bullet Journal. Grazie infinite per aver resistito fin qui, ti abbraccio e se ti va ci vediamo al prossimo video. Ciao!